abbiamo quest'oggi tantissimi ospiti, tanti interventi, perché vogliamo mostrare tante facce del problema che affrontiamo, che affronteremo, che è quello della depressione. È per questo che io credo di avere capito bene, e mi piace molto, dai tirati su, non è così che si cura la depressione non si sconfigge a parole, nel senso che è un titolo che certo ti fa vedere l'ottimismo che serve per affrontare la malattia, ma ti fa anche un po' ragionare su quel confine con cui si affronta e quella stigma che ancora incide su questa malattia, quasi come se chi si ammala di depressione fosse colpevole di essere malato di depressione e poi, peggio ancora, di non riuscire ad uscirne con le sue forze. Parlare di salute mentale, parlare di depressione all'interno della salute mentale è molto importante e usare le parole giuste è importante. La campagna, come lei diceva, tiriamoci su, non sono le parole giuste da dire a una persona che ha una grandissima sofferenza che è derivata da una malattia. Noi ancora oggi intorno alla salute mentale viviamo in un tabù, per cui se uno sta male, ha qualsiasi tipo di patologia, da un problema al ginocchio a un tumore, a un problema cardiocircolatorio, non ha paura, non si vergogna di dire che sta male, va dal medico e viene trattato per la sua malattia. Intorno invece alla malattia mentale e alla depressione c'è ancora come una sorta di grande bolla, di tabù, che non aiuta il paziente e non aiuta le persone che vivono intorno al paziente, cioè la sua famiglia, gli amici, il contesto relazionale, il marito, la moglie, il fidanzato, i fratelli. Cioè noi abbiamo bisogno di trattare la depressione come una malattia, e questo si fa anche inquadrandola e facendo sentire le persone consapevoli del fatto che è una malattia e che si cura e che si guarisce, e le persone che ci sono accanto anche fornirgli di quegli strumenti per comprendere meglio quello che sta passando un malato di depressione. Cominciamo a dare i numeri, che detto da uno psichiatra non è il massimo, ma 322 milioni nel mondo. È la depressione la prima causa di disabilità al mondo, è la prima malattia cronica in Europa. Ci sono in Italia 3 milioni di persone che ne soffrono, di cui 2 del genere femminile. La depressione ha la caratteristica di avere una prevalenza doppia nel genere femminile, e le persone maggiormente esposte, oltre alle donne, sono i giovani e gli anziani. Ma vanno ricordati altri numeri importanti. Soffrire depressione vuol dire, è vero, soffrirne tutta la famiglia. La depressione è contagiosa perché aumenta l'isolamento. La depressione era aumentata negli ultimi 10 anni di circa il 18,5%, e la domanda è quanto aumenterà dopo il lockdown. La depressione è una malattia grave, va riconosciuta, e su questo è indispensabile abbattere il muro della stigmatizzazione. Perché? Perché oltre la metà delle persone che sono depresse, prima di tutto, non sanno di esserlo. E quelle che hanno ricevuto cure, solamente un terzo sono cure adeguate, e all'interno del quel terzo molti interrompono troppo precocemente le cure. Crediamo veramente che la collaborazione sia il percorso da seguire, perché la cura non può essere solo farmaci, la cura non può essere solo assistenza, la cura parte da molto prima, la cura secondo noi deve essere anche consapevolezza, la cura deve essere anche rispetto, la cura deve essere anche cercare di combattere lo stigma che c'è dietro questa malattia. E credo che se abbiamo sentito bene le parole del professor Mencacci, c'è tutto in queste parole, quindi crediamo che la collaborazione sia importante, perché non possiamo lasciare questi malati da soli. Mi riterrò soddisfatto, ci riterremo soddisfatti se ci tiriamo su tutti insieme
e se riusciamo ad arrivare là dove vogliamo arrivare. Noi ci prefiggiamo di raggiungere circa 4 milioni di caregiver, che sono le persone che fanno tantissimo per questi malati. Se poi riusciremo ad arrivare, diamoci degli obiettivi ambiziosi, a 1,5 milioni di malati, credo che avremo fatto qualcosa di importante per 1,5 milioni di persone. Questa campagna l'abbiamo abbracciata immediatamente, perché tra l'altro usa un linguaggio che è il nostro, diretto, ironico, senza fronzoli, permetteteci di dire anche irriverente, che poi alla fine quando uno sente dei pareri autorevoli, che non vengono, come dire, la pillola non viene indorata, sono effettivamente, anche se hanno quella cifra che può sembrare irriverente, quindi per noi era la campagna perfetta da sposare. La depressione non si sconfigge a parole, non ci sono parole che possono sconfiggere la depressione. Quello che noi faremo fondamentalmente, e qui interviene, diciamo, il nostro apporto pratico, è mettere a disposizione la radio, faremo una campagna radiofonica in cui racconteremo agli italiani che ci ascoltano, che sono fortunatamente tantissimi, cosa possono fare, metteremo a disposizione i nostri social per dare gli strumenti, e perché ci piacerebbe, come dire, passare attraverso tre fasi, me le sono scritte per evitare di dire, insomma, castronerie. Condividere per capire i sintomi e quindi usare anche i social, magari non per fare la foto del piatto, che per carità va benissimo, però magari possiamo usare questa condivisione soprattutto in un momento di distanziamento fisico, va bene Presidente, ma distanziamento fisico, però per essere socialmente ancora attivi e usare i social in maniera saggia. Capire i sintomi per intervenire, intervenire per guarire, perché questa poi fondamentalmente è la finalità più giusta. Faremo anche uno spettacolo teatrale con due personaggi che forse conoscete, uno è Francesco Lancia, che è il nostro storico autore, l'altro è Stefano Rapone, uno stand-up comedian strepitoso che da anni fa uno spettacolo sulla sua depressione reale e anche in questo caso senza fronzoli e senza, come dire, ipocrisie. Dato che poi personalmente un po' ci sono passato, anche perché ho scoperto pure proprio facendo il primo incontro con gli amici da Janssen che è genetica, mia madre soffriva di depressione. E giocando, stando un po' là con loro, poi ci hanno fatto vedere appunto i 7 sintomi e ho cominciato a fare, questo ce l'ho. E quindi mi sono reso conto che ad esempio io avevo una forma probabilmente molto leggera, ma che mi ha portato a ingrassare, a stare male, eccetera, e per anni avevo fatto analisi del sangue perché non mi alzavo, ero stanco, eccetera, è bastato poi iniziare un percorso terapeutico e farmacologico e già adesso sto molto meglio, quindi... E non provo vergogna a dirlo, nel senso che anzi spingo proprio gli altri, quando vedo persone che cominciano ad avere quei sintomi intorno a me è il caso che si sveglino. Noi cercheremo di stare vicino specialmente a chi non è depresso, perché ha un compito molto importante, ce ne siamo resi conto anche noi, abbiamo i familiari, abbiamo gli amici. Se tu sei una persona up, felice, devi essere in grado di percepire segnali di queste persone, perché serve che qualcuno lo faccia per loro, perché se già sei depresso non sarai tu spontaneamente a capire qual è il percorso da seguire, per cui c'è bisogno che la cerchia che hai intorno sia di amici, parenti che abbiano le informazioni giuste per poter intervenire. È chiaro che la depressione sia un problema anche da un punto di vista economico e sociale, inteso come l'impatto che questa malattia ha sulla collettività, sul singolo e ha sul Servizio Sanitario Nazionale. Prima di tutto, come dicevamo in precedenza, è un qualcosa che colpisce un 5% della popolazione nazionale e quindi è una patologia ad elevata prevalenza, essendo grande chiaramente assorbe tempo e assorbe risorse da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Pensate che in alcune proiezioni che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità si stima che nel breve periodo, nei prossimi anni, questa diventerà la seconda malattia per impatto economico sui servizi sanitari nazionali. E quindi anche confrontandola ad altre patologie eventualmente più discusse, quali quella cardiovascolare o oncologica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice attenzione, perché nel giro di qualche anno, come complessivo impatto economico, la depressione arriverà ai primissimi posti in termini di impatto. La depressione ha una coda lunga, nel senso che, come vedremo a breve, induce tutta una serie di costi correlati alla depressione o al trattamento della depressione stessa, ma induce anche tutta una serie di costi su altre patologie, di cui la depressione è eventualmente condizione scatenante. E quindi è importante sia dal punto di vista di quelli che sono i costi strettamente correlati alla patologia, alla depressione,
ma anche rispetto a quelli che sono costi di comorbilità accessorie che si vengono a sviluppare per effetto della depressione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che nei prossimi 5 anni le cause legate alle sindrome depressive diventeranno le malattie più importanti, seconde soltanto alle malattie cardiovascolari. E la stessa Organizzazione Mondiale di Sanità dice che tra le conseguenze peggiori della pandemia da Covid-19 su tutto il pianeta, noi dovremo affrontare le conseguenze della psicopatologia, dunque delle depressioni, e del disagio psicosociale. Diciamo che la salute mentale, ripeto il paragone con le altre grandi nazioni europee, non ha l'attenzione e il finanziamento che viene dato alle altre grandi nazioni europee. Come presidente della Società Italiana di Psichiatria faccio parte del tavolo tecnico sulla salute mentale al Ministero della Salute. Noi come comunità di psichiatri italiani abbiamo posto al Ministero una richiesta assolutamente importante: deve essere aumentato del 30% il finanziamento ai dipartimenti di salute mentale, perché soltanto in questo modo noi riusciamo a dare una risposta adeguata. E sappiamo quanto l'isolamento sociale rappresenti un fattore di stress molto forte per i nostri pazienti, naturalmente per tutte le persone, ma per le persone che soffrono di depressione direi ancora di più. Hanno una vulnerabilità intrinseca e a volte il sentirsi soli, e quindi più che l'essere soli, è un evento assolutamente scatenante per quanto riguarda proprio una ricaduta in fase depressiva. Per tal motivo, diciamo, moltissimi approcci di natura psicologica o di natura psicosociale puntano proprio l'attenzione sull'importanza della rete, una rete intesa in senso familiare, una rete intesa in senso sociale, una rete intesa anche in senso lavorativo. Un aspetto che io ritengo sia anche qui estremamente importante in ambito sociale è la lotta allo stigma, di cui si è già parlato e di cui questa campagna promossa da Janssen è assolutamente centrale, perché uno degli aspetti più critici che noi osserviamo è la mancanza o il ritardo nella richiesta di aiuto da parte sia dei pazienti che dei familiari. E quindi io penso che sia oggi arrivato finalmente il momento di dire veramente ad alta voce quello che rappresenta una delle patologie a maggiore impatto carico personale, familiare, ma sociale in generale, e che è giunto il momento di ognuno di fare la propria parte. C'è la necessità assoluta che noi impariamo ad ascoltare i pazienti in maniera diversa, a interrogare i pazienti in maniera diversa, ad essere, come posso dire, un po' più disponibili al dialogo, a entrare anche in argomenti che, insomma, parlare di polmonite è molto facile. Poi c'è il fonendo, uno mette lì, sente dei rumori, adesso c'è anche il Covid, si sentono anche dei rumori stranissimi, non entro nel dettaglio ma vi garantisco che si sentono, ma parlare di come uno sta, come vive la situazione familiare, come vanno i suoi rapporti sessuali, del fatto che non riesce a riprendersi, si entra in un livello di dettaglio per cui molto spesso in difficoltà sono in due, il medico di medicina generale e il paziente. E quindi credo che serva certamente una riformazione, una formazione specifica del primo operatore che vede questi soggetti. È vero che c'è un ritardo, perché da noi i pazienti si fermano poco e quando stanno per uscire ci lanciano il messaggio, dovremmo fermarli in quel momento, perché quel messaggio probabilmente ci apre uno spiraglio. Però abbiamo anche un vantaggio: io sono 40 anni che sono lì, non avrei intenzione di farmi ripetere 40 anni il messaggio, perché sennò il ritardo non è più di un anno ma di 40. Però evidentemente c'è la necessità assoluta che oggi la medicina generale riapra gli occhi sul tema della depressione. La depressione è uno dei temi che ci sta più a cuore. Abbiamo iniziato in particolare nel 2019 con la scrittura di un documento istituzionale e di un manifesto che è stato presentato alla Camera dei Deputati e condiviso da questo gruppo di parlamentari bipartisan. È un manifesto in 10 punti che tocca tutti gli aspetti che stanno più a cuore alle persone, a tutti gli stakeholder, no, di questa patologia, quindi potenziare la ricerca, facilitare i servizi territoriali, valorizzare la medicina generale, coinvolgere i familiari, i caregiver, eccetera.
Dopodiché, da questo impegno, come dire, nazionale, tale per cui una parlamentare si è presa in carico l'impegno di poter far calendarizzare una mozione alla Camera dei Deputati per poi giungere, come dire, alla realizzazione di un piano nazionale di lotta alla depressione, quest'anno siamo scesi a livello territoriale con l'organizzazione di 11 conferenze regionali, perché il tema è che i punti del manifesto devono poi essere sposati a livello territoriale. Quello che è molto bello oggi rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, è che intorno a questa problematica veramente ci sono tutti gli attori, non intesi negli attori Trio Medusa, ma tutti gli tutti coloro che si battono per questo dai diversi punti di vista. Noi crediamo che l'unione faccia la forza, sia, come dire, la cosa più importante, no? Per raggiungere l'obiettivo che ci proponiamo. Abbiamo il polso di centinaia e centinaia e migliaia di persone che si rivolgono a noi e sentiamo tutte le parole che usano, non solo nelle fasi conclamate, quando non ci si alza più dal divano e si mettono su, ma dai, datti una regolata, ma dai, esci, mamma mia, chi non è depresso oggi? Si è depressi un po' tutti, non appesantire, dai, vai, fai un viaggio, cambia lavoro, fai qualcosa. E questo con la malattia già conclamata. Poi ci sono le parole sui sintomi premonitori, che anche quelli vengono molto banalizzati, purtroppo anche dall'ambito familiare. Non voleva andare a scuola, dovevamo fare tutte le mattine una storia perché si rifiutava di andare a scuola, non aveva compagni, rimaneva isolato, piangeva per un non nulla, per le sciocchezze, certe volte mangiava troppo, certe volte non mangiava per niente, era proprio difficile. Un ragazzino difficile. Abbiamo pure pensato di mandarlo allo psicologo, ma quello è carattere, è naturalmente pigro, è poco interessato alle cose. Tutto questo all'età di 15, 17, 18 anni, alle soglie dell'università, con i fallimenti scolastici, molto spesso, ancora oggi purtroppo, noi lo sentiamo nelle telefonate, è andata all'università e non vuole andarci più, non vuole studiare più, sta sempre chiuso in camera, non si capisce cosa faccia, e questa è la diagnosi di persone, non sto demonizzando i familiari, è la mancanza di conoscenza. Il tema dello stigma sì, è fortissimo, è un ritardo culturale quello che abbiamo, quindi innanzitutto sono i singoli a non... come dire, ad avere paura di parlarne, e quindi il nostro lavoro, nostro intendo di organizzazioni presenti sui territori, non solo l'associazionismo ma anche il mondo delle professioni mediche, tutti dobbiamo aiutare a rompere proprio questo pregiudizio e finalmente a dire che si deve poter parlare di salute mentale, che non c'è niente di male, che bisogna affrontare per tempo questo problema, perché poi un ritardo di diagnosi crea un ritardo di terapia, che è una malattia della quale non ci si deve vergognare, ma che è importante, ed è importante che sia affrontata per tempo. Siamo convinti che sia e possa essere efficace la campagna che avete visto, anche i video. Mi prendo un minuto per dire dove si vedranno. Beh, principalmente sulla pagina Facebook, naturalmente, ma anche sulla pagina, sul sito, sulla pagina ABC Depressione, della pagina Facebook, dove verranno postati video, consigli e non solo, ma ABC Depressione è anche un sito che è già attivo, per fare chiarezza su quelle che sono quei contorni sfumati di questa patologia, aiutare i pazienti e i caregiver a riconoscere i primi sintomi, ad orientarsi su cosa fare quando l'ombra della depressione avanza. Storie anche per sentirsi più coinvolti e meno soli, essendo la solitudine forse anche uno dei problemi di questa malattia.